già. Vabbè, infatti non è. Eccoci per un'altra trasmissione di Up and Down, la trasmissione di approfondimento della testata giornalistica di Rete Oro. Oggi parliamo di mondo dello spettacolo, lo facciamo con un'attrice imitatrice Gianna Martorella. Grazie di Ciao, essere ciao qui. Alessandra, buonasera a tutti. Insomma, tante trasmissioni all'attivo ed anche un libro nei panni degli altri. Sì. Bene, percorso da attrice a scrittrice può essere velocissimo e anche tortuoso. Il tuo com'è stato? Beh, non facilissimo, perché in effetti io, sai, scrivevo così, non ho mai scritto in maniera seria e professionale, però poi quando mi ci sono messa in questa avventura è stato quasi un gioco, una sfida, però devo dire che mi ci sono anche appassionata e quindi poi piano piano ci ho preso gusto, ho cominciato a raccontare tutte le mie cose, che insomma la mia vita artistica, diciamo, inizia dall'83, per cui di cose da dire ne avevo abbastanza, di personaggi incontrati, eccetera. E quindi, diciamo, me la Quindi sono cavata bene. una sorta di diario della tua vita che Sì, sei nata a Piombino e poi sei arrivata a grandi successi. E che cosa porti con te di questa avventura della scrittura? ma è stato, come dicono le persone, quelle che parlano bene, un percorso importante, quasi terapeutico, perché in effetti sono andata un po' a ritroso, no? A ritroso nel mio passato, ho valutato tante cose che ho fatto, quindi ho riflettuto sui miei errori anche, perché ovviamente tutti commettiamo degli errori, io in particolare ne ho commessi tanti, e quindi scrivendo mi sono proprio venute a mente tutte le cose che forse non avrei dovuto fare, forse avrei potuto migliorare, dal momento che ancora non sono decrepita, sono ancora in tempo per migliorare quello che verrà. Hai Ecco. affrontato tanti aspetti, tra cui cose divertenti, aneddoti divertenti, ma anche qualcosa di doloroso che hai Sì, raccontato. E sì, sì. aprirti così e poi sapere che ti legge tanta Sì, gente. però ho dovuto farlo perché dovevo parlare di me, quindi dovevo parlare della mia vita artistica, professionale e non potevo non parlare della mia vita personale. E quindi forse per far capire anche meglio come sono arrivata a tante cose, come sono potute succedere tante cose, ho dovuto parlare anche del mio passato familiare e poi di quello che è venuto dopo, magari di cocenti delusioni che ho avuto Perché non è tutta rose e fiori non la è tutta, carriera anzi, la artistica. mia non lo è stata affatto, però non mi posso lamentare, Ah insomma, ho no, avuto anche tante assolutamente, gioie, tanti successi, assolutamente. tante Che soddisfazioni. cosa ti ha fatto tanto ridere mentre lo scrivevi che ti è ritornato in mente, in particolare, non so, un aneddoto magari divertente? Sì, allora, nel mio libro si parla molto parlo molto di me, quindi delle mie sensazioni. Divertente, ci sono degli episodi divertenti, ma più che altro, insomma, è di altro genere anche, non è tutto divertente. Però qualche episodio divertente, per esempio, potrebbe essere stato quello di Justin, perché io avevo imitato Justin Matera nella trasmissione di Paolo Limiti nel 96. E Justine non era assolutamente contenta di essere imitata, anche Ah, perché ecco. lei, diciamo, era. Questa è la Carrà, Questa è la invece. Questa Carrà, in particolare è Raffaella Carrà. questa è Raffaella, beh, anche su Raffaella ce ne sarebbero di cose da dire e di cose da raccontare, E anche dopo aneddoti le divertenti. raccontiamo. Però la cosa divertente è stata quella che io ho imitato Justine Matera in questo. E lei è rimasta malissimo.
si è anche offesa e mi ha detto: ehi, ma io non lo so perché tu ti sei arrabbiato con me, io non ti ho fatto niente di male, all right? Sono sempre stata buona con te e tu mi fai questo, all right? Quindi per me è stato lì, ho detto: ma scusa, è una cosa carina, l'imitazione, certo, no? Quindi ti rendo il successo, popolare, ti consacra come personaggio. Ci sono dei personaggi che chiedono di essere imitati, quindi non è una cosa... È divertente perché, insomma, mi fece sorridere poi il suo... Anche perché Martini, Paolo Martini, l'autore insieme a Paolo Limiti, usciti dalla diretta, mi disse: sei stata bravissima, sei stata perfetta, eri più tu Jocelyn che lei. Quindi lei ha sentito questa cosa, non ti dico, ma non è vero, sono io la vera Jocelyn. Quindi tutta una serie di cose, però insomma simpatico alla fine, perché poi me le chiedeva le imitazioni. Ecco, dopo. Diciamo che dopo che ha capito che gli portava ancora più popolarità, così allora dopo viene... ma oggi mi imiti, all right. Hai lavorato con tanti grandi, tra cui Pippo Baudo e Paolo Limiti. In generale, chi ti ha regalato o dato quella chance per diventare quello che sei? Pippo Baudo sì, è stato un padre, ecco, è stato per me molto importante perché è stato il primo che mi ha dato l'opportunità di andare in televisione nel lontano 1983 con la Domenica In, la prima Domenica In che feci. E quindi per me è stato importantissimo Pippo Baudo, e, un rapporto affettuoso assolutamente. Mi sarei aspettata qualcosa di più da Pippo Baudo, visto che mi voleva tanto bene, ma tanto ormai, guarda, io sinceramente una volta quando ero più giovane così avevo timore di dire le cose, non si sa mai, bisogna sempre stare zitti perché sei nell'ambiente, poi quello ti prende in antipatia, ora della serie ormai mi sarei aspettata di più, anche perché nel libro ho scritto tante cose. Però ovviamente tanti nomi non li ho fatti perché, insomma, per etica professionale, per correttezza. Chi conosce i personaggi dello spettacolo capisce chi sono sicuramente, ecco, perché ho dato degli input e delle indicazioni precise. Su Pippo Baudo ho raccontato un aneddoto molto carino, però adesso ti dico che in effetti dopo tanti la Martorella diventerà famosa, la Martorella, ricordatevi questo nome perché sarà un grosso personaggio che verrà fuori. Poi se non se ne è fatto più nulla e non certo per colpa mia. Ma vabbè, però non è vero, famosa lo sei, ti conoscono tutti, hai tre profili Facebook, zeppi di fan che si disperano al pensiero che li cancelli. Guarda, sì, infatti ieri ho detto chiudo i tre profili, ma non per chiudere e per eliminarmi o eliminarli. Chiudo, così apro una pagina fan, mi era venuto in mente così, visto che ce l'hanno tutti, almeno scrivo una volta sola e li prendo. Invece no, non chiudere, sennò poi dove vado io, mi cancelli. Per carità, sono talmente carini, a me veramente divertono molto. E sono molto, molto grata a loro, perché con Facebook ho questo bel rapporto col pubblico che mi ha dato tanto, davvero. Insomma, Raffaella Carrà, diciamo, è stato un tuo cavallo di battaglia e lo è ancora. Certo. E come, che cosa direbbe adesso la Carrà? Adesso la Carrà direbbe... Finalmente tornerò in TV, perché fra un po' mi vedrete a The Voice, giusto Alessandra Pesatturo? Senti, invece Patty Pravo? Patty Pravo, come dico tanti. Patty Pravo è mio amore, perché a me piace molto imitarla, mi piace quando parla, quando lei parla in questa maniera, no, Patty Pravo, ecco, è lì, poi non so se hai notato, anche quando parla, questo... il movimento della bocca, e poi quando canta è inconfondibile, io la do, dimmi, sono solo guai per te, dimmi, ti sei ricordato che Alessandra, pensa tu, sei fantastica. Senti, quanto è importante per una persona che fa l'attore, che poi decide di imitare, avere una voce, una bella voce per cantare? Per me è importante, ma sai, io non lo so se faccio testo, perché io sono molto critica con me stessa e critica purtroppo anche con gli altri. Per me è fondamentale avere una bella voce, non solo per cantare, ma anche una bella dizione. Certo. Perché un imitatore o imitatrice che si presenti come tale deve saper parlare bene per poter poi fare le diverse voci. Se uno già parla in questa maniera, come se può poi fare imitazione di un personaggio famoso? Cioè, se già c'è una cadenza strana, se già parli con inflessione strana, non puoi fare certo la voce poi perfetta, capito? Cioè, secondo me così poi... Senti, si vede di tutto. Ma la Bertè che dice Loredana? La
la Bertè che dice che è contenta di essere qui, anche se mi fate cantare, perché a me non mi fa mai cantare nessuno. E io dico, perché? E io sono depressa. Sì, sono depressa perché non mi fanno cantare. Mi vedi là, ma lì manco canto. Mi hanno fatto cantare a Sanremo con Gigi D'Alessio e dice che mi voglio suicidare. Ma come mi suicido? Racchettate in testa, che è l'unica cosa che mi ha lasciato quello screzzato De Borg. Hai capito? Amore, ti amo. Bacio, ciao. Di politici ce n'è una che hai nel cuore in particolare, che è la Iervolino. Ah, beh, la Iervolino ce l'ho nel cuore perché mi piace, perché è una voce particolare, una voce molto imitabile, quindi c'è uno stacco, no? Le voci poi per imitarle devi riconoscerle subito, non dovresti nemmeno dire chi è quel personaggio, dovrebbe essere immediata la cosa. Quindi la Iervolino, appena uno parla della Iervolino subito c'è un riconoscimento della voce, questa voce così di testa, questa C, questo modo di parlare, a volte anche un po' rauco. Comunque a me piace molto, un bacione a tutti i telespettatori, grazie da Rosa Russo. Visto che siamo così, stai parlando con una giornalista, la Cancellieri è d'obbligo. Ah, cioè la Cancellieri. Pensa che avevo... La Cancellieri poi è una mia amica perché ci siamo incontrate diverse volte in Rai. E io avevo iniziato con Carmela Sorella, no? Buonasera dalla vostra sempre più affascinante, sempre più bella Carmela Sorella. E da Carmela Sorella, io mentre imitavo Carmen, venne Rosanna in camerino, mi disse sei fantastica, mi disse Rosanna. Anzi, Rosanna disse... Sei veramente fantastica, io ti adoro perché tu parli così bene, fai l'imitazione di Carmela Sorella così perfetta. E allora poi io piano piano, poi l'ho vista all'Isola dei Famosi, all'Isola dei Famosi diceva io rivoglio le mie pinne rosa, rivoglio le pinne rosa, me le hanno rubate, vi prego datemi le pinne rosa. E Alessandra, ma tu non l'hai visto Sandokan? Ma com'è carino, gentile, sensuale, io adoro Kabir Bedi ti amo. Senti, come ci si innamora di un personaggio e si decide che quello poi sarà la tua imitazione? Cioè la tua imitazione, tu lo imiterai? Sì, è una cosa molto, molto istintiva, una cosa che viene a pelle e non c'è un grande studio, nel senso che poi lo studio, lo perfeziono, però il primo impatto avviene in maniera così spontanea. Anche se per esempio la Milly Carlucci, che è un personaggio che faccio da un po' di tempo e che mi piace molto, è nata perché io facevo l'imitazione di Gabriella. Quindi da Gabriella, Gabriella. Ciao, ti ricordi? Fa lo sciocco, guarda di cocco, Gabriella Carlucci. E mentre da Gabriella, poi la base della voce è quella, però cambia molto l'impostazione della bocca, sorriso, no? Il sorriso. Ridono tutte e due, eh? Ciao, Gabriella. Buonasera, bene, buonasera e benvenuti a Parlando con le Stelle. Bellissimo, bellissimo Alessandro Piusaturo. Sono veramente contenta, contenta perché lei l'hai chiusa bene, bene il tempo. Ecco, e quindi diciamo, per me Milly Carlucci è un innamoramento perché a me piace molto come personaggio da imitare perché è perfetta, è veramente perfetta e poi ha tante caratteristiche che sono imitabili. Quindi deve essere un mix di cose. Gianna, che cosa consiglieresti ad un giovane che decide di affacciarsi al mondo dello spettacolo e di fare l'imitatore? Ah, l'imitatore, non lo so, in questo periodo, cioè se tu sei imitatore, forse questo non è proprio il momento, no. Se tu vuoi fare l'imitatore, perché addirittura io vedo programmi in cui professionisti del mondo dello spettacolo, che non sono imitatori, fanno le imitazioni. Ah, sì, è vero, hai ragione. Fanno le imitazioni e sono molto approvati, apprezzati per questo. Io dico, ci sono gli imitatori, però... come imitatori magari non hanno quel riconoscimento, quella gratificazione che forse esatto. Dovrebbero avere. Anche perché l'imitatore poi non è quello che imita, quindi quello che rifà il verso. L'imitazione è un'arte completa. Cioè Sabani, mio grande amico, caro amico, diceva non sempre... Schese ai suoi tempi. Non schese sicuramente, assolutamente. Però Sabani diceva che è sempre stato sottovalutato il lavoro dell'imitatore. Proprio perché c'è un grande lavoro. Invece è un grande lavoro, perché chi fa l'imitazione bene è anche un attore, è anche un cantante, certo, quindi è certo. Tutto insieme. Però, quindi se tu dovessi dare un consiglio a un giovane che decide di affacciarsi allora, al mondo per le imitazioni, ma se vuole, se ha proprio questa grande passione, piano piano, insomma, le strade ci sono. Invece se ci sono dei cantanti che vogliono affacciarsi al mondo dello spettacolo e della canzone, io adesso sto facendo questo festival che si chiama Star Music Festival e che presenterò con Francesco Capodacqua al Valmontone, al Magic Rainbow, ed è aperto a tutti i ragazzi che vogliono cantare musica leggera, musica lirica, e quindi canto leggero, lirico e musicisti.
Quindi è tutto, sono tre categorie. È un concorso praticamente, cerca alla di terza nuovi edizione, talenti. Già l'abbiamo fatto l'anno scorso, è andato molto bene, quindi questa è la terza edizione. Questo per i ragazzi che vogliono cantare. Poi magari in serbo, cioè ci sarebbe, mi piacerebbe molto, fare un festival degli imitatori. Carino. Che questo, non è una cosa... Carina anche questa idea, la lanciamo, difficile. Non si sa mai. Dai, magari. La lanciamo. E tu nasci come attrice hai fatto tante cose agli inizi della carriera, anche sì, serie. In teatro, sì. In teatro ho cominciato a Taranto, perché vivevo a Taranto, e ho cominciato a fare A Fortuna Pulicinella con Luigi De Filippo, poi ho fatto tanti lavori con una compagnia, diciamo, amatoriale, però abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto lavori di Pirandello, Goldoni, Olbi, Teatro dell'Assurdo, Ionesco, quindi il mio inizio è stato quello. E poi le imitazioni però erano già dentro da tanto, quindi è stata una cosa che prima o poi sarebbe venuta fuori. So che hai anche uno spettacolo che stai portando in giro per l'Italia, Chi è di scena? Sì, Chi è di scena con Flavio Jacobini, lui è un mago illusionista molto bravo e insieme c'è questo connubio di imitazioni della voce e poi magia delle mani, quindi magia della voce e delle mani. È molto carina come cosa, un equivoco, e dall'equivoco poi viene fuori questo... Tra l'altro sei stata anche a Roma, ma lo stai portando in sì, tour. Sì, saremo poi a marzo, il 9 marzo a Peschiera Borromeo. E quindi invidiamo tutti. Sì, come no, come no, certo. Insomma, una carriera che è sempre al massimo dei livelli, perché comunque tu sei molto brava e sei molto versatile. Che cosa ti auguri magari per il futuro? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Ma guarda, se ce l'hai un sogno so. Nel cassetto, sì, perché ne hai già sì, realizzati tanti. Sì, però sai, devo essere sincera, cioè, ho realizzato tante cose, ho avuto tante soddisfazioni, ma non si è mai arrivati completamente, no? Cioè, per me il sogno del cassetto sarebbe poter avere una trasmissione mia, poter condurre una piccola trasmissione da poter, insomma, far vedere quello che so fare, no? Non soltanto come imitatrice, certo. Pure semplice, poter cantare. Insomma, mi piace tutto quello che concerne il mondo dello spettacolo. Quindi chi volesse saperne di più di Gianna Martorella compra il libro, va su Facebook, tre profili, poi compra il libro Nei panni degli altri e poi va a vedere lo spettacolo. Poi va a vedere lo spettacolo e poi speriamo anche in TV. Con Paolo l'anno scorso abbiamo fatto d'estate 5 puntate, io ho fatto 5 puntate con Paolo Limiti e quest'anno dovrebbe ritornare anche lui, quindi speriamo di rivederci. Allora speriamo di vederti in tanti, nei panni degli altri. Nei panni degli altri, nei panni miei, così. Ti ringraziamo tanto per essere stata con noi, ringraziamo il pubblico per averci seguito. Grazie a te, grazie a voi. Ciao.